Siamo in compagnia di Tony Cioli Puviano, trader indipendente. Buon pomeriggio, Tony, e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti i telespettatori delle fonti. Ciao. Allora, Tony, vediamo insieme con l'aiuto della nostra grafica i numeri di Stellantis e poi di Intesa. Stellantis ricavi di 37 miliardi più 14% anno su anno, consegne consolidate 1.567.000 unità, che è un rialzo dell'11%, e consegne complessive, come possiamo vedere, ad 1.618.000 unità, un rialzo del 12%. Questi sono i dati che state vedendo a partire dal 1 gennaio 2021, che non era ancora effettuata la fusione con PSA. Ci tenevo a specificarlo naturalmente per chi ci segue. E poi vediamo anche Intesa che batte le attese. Intesa San Paolo chiude il primo trimestre con ricavi di 5 miliardi 461 milioni, che però è meno 2% su base annuale, utile 1 miliardo e 516 milioni più 31,7% anno su anno, e Common Equity Tier 1 ratio 14,4%, il che ci indica che comunque la banca è solida. Non solo, Intesa ha detto che pagherà circa 700 milioni di dividendi, ovvero 70% dell'utile netto, BCE permettendo. Tony, abbiamo visto una reazione molto forte su Stellantis. Vogliamo sentire il tuo parere sui numeri che abbiamo visto. Beh, i numeri sono molto buoni, sono veramente molto buoni, perché innanzitutto abbiamo la fortuna di vedere anche la reazione del mercato, che come stavi dicendo te è eccezionale. Non è buona, è eccezionale, perché tutto sommato in questo momento in cui gli automobilistici, abbiamo avuto ieri Ferrari che ha perso una decina di punti percentuali, tra quello o quasi l'8-9%. Proprio perché dal punto di vista del bilancio sono stati rimandati tutti gli obiettivi di un anno, c'era un po' di paura. Sappiamo della crisi dei microchips, sappiamo di quello che ha fatto Volkswagen, che era quasi 240 euro e adesso è a 210, e quindi c'era apprensione per il titolo, non so dire se italiano, italo-francese, americano, diciamo così. E invece questa apprensione, per la gioia un po' di tutti, anche perché è un titolo che vi piace sempre, è andata bene perché il titolo sta andando addirittura a fare il 6% e va verso i 15 euro, e questa rende molta tranquillità, perché il titolo, non dico è proprio sui massimi, ma è quasi sui massimi che avevamo visti, insomma intorno ai 15 euro, manca poco. Cosa è successo? Niente, secondo la mia interpretazione, i dati, Alexandra, purtroppo parlare di dati, numero di veicoli, ricavi in questi momenti qui, forse sono le ultime trimestrali, è sempre difficili, perché dobbiamo fare riferimento sempre a una grande chiusura di lockdown che nel primo trimestre in Italia c'è stata, alla poca voglia che hanno i consumatori di comprare le automobili. Io ne sono uno di queste, anche se ci sto ripensando seriamente. E dobbiamo pensare anche che le comparazioni vengono fatte col primo trimestre dell'anno scorso, che è stato un trimestre balordo perché per metà è stato normale, economia normale, per metà è stato un trimestre disastrato, di lockdown puro. Comunque, fare le comparazioni che sono positivo può avere importanza. Quello che è importanza anche, è importante è quello che fanno le dichiarazioni dei responsabili. In questo caso io leggevo dall'agenzia, è il direttore finanziario che si chiama Richard Palmer, che durante la conference call ha assicurato che quello che interessava secondo me molto al mercato, al di fuori del numero di macchine, di automobili, della redditività che è aumentata, è quella la crisi dei microchips. E lui si è detto sicuro che peserà ancora per questo trimestre qui abbastanza, abbastanza, ma dovrebbe essere in via di fuori dalle preoccupazioni del secondo semestre, che è quello che un po' tutti pensiamo possa essere un semestre importantissimo per l'industria delle automobili. E forse, forse il mercato ha visto innanzitutto che rispetto a Ferrari, rispetto a Volkswagen, rispetto a altre case automobilistiche,
Stellantis ha fatto i numeri oltre quelli che il mercato si aspettava e quindi un po' un sollievo. Perché cosa succede con i comparti? Succede che, non so, parte la trimestrale di Volkswagen un po' delude le aspettative e tutti i titoli legati all'automobile scendono. Ieri c'era Ferrari ovviamente è in quell'orbita lì, anche se secondo me è un Benelusso, ha tutto degli altri tipi di ragionamenti e gli automobilisti scendono. Oggi finalmente abbiamo avuto una bella notizia da parte di Stellantis, anche dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dei numeri, un po' meglio anche delle aspettative che erano già discrete, quindi Stellantis recupera totalmente quei timori che si erano avuti e adesso lo dico volentieri perché è qui nel mio mirino, guadagna il 6%, 14,70. Per rispondere invece alla seconda domanda è un po' più semplice. Intesa San Paolo, secondo me era nell'aria. Intesa San Paolo raramente, Alessandra è già qualche anno che comincia a vedere le trimestrali, raramente, forse solo una volta io mi ricordo negli ultimi 3 anni che abbia fatto una trimestrale un po' così. È una trimestrale come al solito positiva perché Messina con i numeri non delude mai e poi lui fa piacersi perché combatte con la BCE con questa storia dei dividendi. E con questa storia dei dividendi, noi sappiamo che l'anno Però i scorso. dividendi sono importanti, e c'è da dire che i dividendi sono importanti. Noi sappiamo che l'anno scorso lui voleva addirittura voleva darli, la BCE ha bloccato ogni tipo di iniziativa a tutti i sistemi bancari europei di sua cosa, e quest'anno l'ha messa. Un pochettino ha concesso poco, potete darlo nell'ordine di pochi punti percentuali rispetto all'utile netto, però ha dato una deroga di possibilità successiva di integrare il dividendo amaro che sarà a maggio con un altro dividendo successivo, almeno questi erano i miei aggiornamenti e quindi Messina ha detto che spera di distribuire il 70% che è abitudine di Banca Intesa pre-pandemia dare addirittura, non vorrei sbagliarmi, nel 2019 e quindi distribuito nel 2020 che poi è stato bloccato, per cui nel 2018 distribuito nel 2019 e le intenzioni che erano nel 2020 era di distribuire addirittura un 80% dell'utile netto agli azionisti e quindi il fatto che abbia ribadito di voler distribuire ai propri soci un 70% di questo utile, questo sta a significare che Banca Intesa, secondo il management, sta vivendo non tante preoccupazioni malgrado la pandemia. E quindi questo titolo che comincia, come sai, un po' a piacermi di più, ma io lo faccio per motivi di logica, non so come dire, strutturale, di logica, che forse i tassi un pochettino potrebbero aumentare, e questo piace molto alle value, alle aziende classiche, tradizionali come le banche, le assicurazioni, e quindi Banca Intesa è avviata un po' a un piccolo miglioramento. Aspettiamo, come al solito, questo lo dobbiamo dire sempre, il periodo in cui sarà possibile richiedere indietro i soldi alle famiglie, alle piccole imprese, alle microimprese, alle regole per cui è vietato ancora andare a chiedere le rate, insomma, dove le banche effettivamente sono impegnate, sperando che non ci siano delle sorprese clamorose. Superato questo ostacolo, Banca Intesa può ritornare a andare verso i 3 euro. Ecco, allora volevo sapere anche sentire il tuo parere per quanto riguarda CNH Industrial, perché è naturalmente un titolo un po' meno scambiato rispetto a Intesa, c'è da dire, però oggi in rialzo del 5,31% e quindi una reazione piuttosto forte sui conti. Sei altrettanto positivo? Ma io sai, sì, a me guarda, tu sai che a me quest'anno, sin dall'inizio dell'anno,
visto anche tutte le condizioni e la storia che c'è stata nel 2020, preferisco la manifattura e le aziende tradizionali, cosiddette value o manifatturiere, piuttosto che le tecnologiche. Ecco, quindi le automobili in particolar modo, più che il lusso addirittura, e quindi parlo anche di Volkswagen stessa, che adesso può essere un'opportunità di acquisto, visto che è scesa di una trentina di euro, da 240 a 210, ho visto prima. Stellantis oggi balza del 7%, era bella prenderla ieri, però insomma questo comparto qui secondo me è destinato almeno per gli ultimi mesi del 2021 e sicuramente per il 2022 a avere un sacco di ordini. Io ho quest'idea qui. Molti ordini, oltre le migliori rose aspettative, quindi è un comparto che si dà da fare. Parlo di comparto perché Stellantis sicuramente si dà da fare, ma anche gli altri colossi come Volkswagen, come BMW, sicuramente anche Renault, si danno da fare nel campo dell'energia verde, nel campo ibrido e nel campo elettrico. E quindi, quando c'è l'aspettativa, l'innovazione, la voglia di cambiare qualche cosa, i titoli, salvo errori importanti del management, tendono a piacere molto. Ci si scorda della pandemia, ci si scorda dei bruttissimi numeri inevitabili fatti e che ancora facciamo, e quindi secondo me sono che guarda 10 mesi, che guarda un anno, per investimento sono titoli sempre da comprare. Ecco, e quindi sono contentissimo anche oggi che Stellantis faccia un bel numero. CNH, siamo nella stessa orbita, e quindi Eh sì. la finanziaria di questo gruppo, sicuramente non voglio fare il professore, però deduco che sicuramente avrà delle correlazioni dirette tra il business di meccanico, come vogliamo chiamare, automobile, e la sua finanziaria, e quindi anche CNH è un titolo che può essere tranquillamente mantenuto nel listino, nel Assolutamente. portafoglio. Assolutamente sì, tra l'altro volevo citare qualche numero, come giusto sia, nel primo trimestre del 2021, numeri da record non solo rispetto al 2020 ma anche rispetto al 2019, che non c'era naturalmente la pandemia. Abbiamo visto ricavi consolidati pari a 7,5 miliardi di dollari, in crescita del 37%. Ecco perché questa reazione di rialzo del 5,10%, è un utile netto pari a 425 milioni di dollari. Di dollari, scusate, un risultato sicuramente molto positivo per quanto riguarda utile per azione adjusted, più 0,32 dollari per azione. Questa è la situazione. Tony, dopo che abbiamo fatto il punto sulle trimestrali italiane, come era doveroso, perché di solito parliamo spesso delle trimestrali americane, però bisogna dire che nonostante la pandemia anche le aziende italiane sono riuscite, almeno quelle del FTSE MIB 40, sono riuscite ad adeguarsi anche molto velocemente ed operare bene, considerando le circostanze difficilissime durante il 2020. Spostiamoci velocemente a Wall Street perché stiamo vedendo un rimbalzo che però rallenta, quindi volevo capire se d'ora in avanti segue una correzione, come forse giusto sia, visto i prezzi e i livelli che abbiamo raggiunto. O invece è un calo, temporaneo basato un po' alle notizie. No, secondo me segue la correzione, perché a me piace più come operatore fondamentalista farmi un piano. Io non sono un tecnico, quindi mi diverto di più. Secondo me i mercati sono imprevedibili, per cui che uno si faccia le sue analisi dal punto di vista fondamentale, dal punto di vista delle news, come un po' faccio io, che se le faccio attraverso il grafico cambia poco, cioè nel senso che se vai là nel tempo sbaglio io come sbaglio gli altri. Detto questo, a me diverte più fare dei ragionamenti di carattere logico, non fondamentale, perché le borse non c'entrano nulla con i fondamentali, i prezzi di borse
Però il mio mantra era sempre stato quello, finché, qui l'avrò detto quelle 20 volte, che fino a maggio saremmo andati bene perché la pandemia, faceva sì che le banche centrali, adoperassero, per sostenere anche l'economia finanziaria, oltre a quella reale, e anche le politiche di Trump prima e Biden dopo. Dal punto di vista fiscale avrebbero aiutato in maniera artificiale l'economia e questo piace molto anche ai valori finanziari. Adesso siamo a giro di boa, fortunatamente. Io sono uno dei massimi persone che sono convinto invece che l'economia, in particolare quella americana, andrà benissimo. Oltre il 6,4%, io credo che si possa fare 7-8% addirittura, e andranno bene anche le europee. Abbiamo avuto un bellissimo segnale dei PMI. Eccoli qua, li sto mostrando proprio perché sono appunto importanti, a 63,5 indice PMI finale di market per aprile e poi indice PMI finale servizi di market 64,7, quindi toni ben sopra le attese. Appunto, visto comunque questo netto miglioramento dei dati macro a partire naturalmente dal mercato del lavoro, poi questo venerdì ricordiamo i non farm payrolls saranno molto importanti perché potrebbero anche far cambiare la politica della Fed, ma a tuo avviso ci saranno pressioni inflazionistiche al rialzo e questo continuo tranquillizzare i mercati e gli investitori da parte sia di Yellen ma che anche della Fed che non ci sarà inflazione fuori controllo, cioè ti convince o meno? Ma allora, dicevo che secondo me appunto l'economia reale è quasi, ecco perché sono quasi un controfondamentalista, almeno per il 2021, perché dicevo finché tutto andrà male andrà bene, ma attenzione che quando tutto andrà bene può darsi che vada male. E spiego meglio la cosa. La prima fase l'abbiamo vista sempre sostanzialmente con i mercati americani che tiravano e battevano i record un giorno sì, un giorno no. Per i motivi che la liquidità è enorme, le famiglie avevano i soldi con gli assegni che sappiamo e l'economia finanziaria era sostenuta in qualche modo in tutta questa maniera. Adesso secondo me non ci sarà mai nessun crollo, però abbiamo l'economia reale che finalmente va bene. Questo, lo hai anticipato, può portare alla discussione che abbiamo visto anche l'altro ieri, e ieri i risultati delle borse molto negativi, ha anticipato qualcosa Janet Yellen, poi ha trattato che nel caso in cui ci fosse l'economia troppo potente, troppo in rialzo, con tutta la liquidità che c'è in giro, e quindi ci fosse l'inflazione, forse le banche centrali potrebbero fare qualche cosa, ovvero o alzare i tassi di interesse o diminuire tapering e via così. Secondo me questo, siccome sono molto positivo sull'economia e quindi voglio spiegare quella stranezza che stavo dicendo, sono molto positivo, io credo che questa positività potrebbe portare a qualche principio inflattivo che possa dare fastidio un po' alla banca centrale, anche alla Fed, e quindi i discorsi, almeno politica verbale, saranno un po' più allentamento dell'allentamento, cioè irrigidimento, più falchi, un pochino più falchi. Il mercato ha bisogno di metabolizzare e consolidare certi valori e quindi può darsi benissimo che non si continui più con questo tasso di crescita molto importante e si consolidi al ribasso. Questo consolidamento che sta avvenendo, si è visto ieri, può continuare per, ripeto, tra il 6 e l'8%, 5-6% rispetto ai massimi, diciamo 8%, un 2-3% l'abbiamo perso, il Nasdaq era 14.000, adesso è a 13.500, quindi un 3% è perso, può continuare a un altro 5% rispetto a questi valori,
più o meno su tutti i listini, forse un pochino di più, forse un pochettino di più ancora sui tecnologici, che sono quelli più sensibili alla variazione dei tassi. Detto questo, andremo incontro a una bella economia pimpante, quindi valori, la borsa rimarrà sempre nello specchietto degli investitori, forse continueranno a girare il portafoglio, come anticipavo prima, più sui valori, sui value, sulla manifattura, sulle banche, sugli automobilistici, appunto, perché un po' sono rimasti indietro rispetto a Apple, Amazon, Tesla, Facebook, questi valori che per carità, grandissime aziende, ma forse hanno corso troppo, e quindi mi aspetto questo principio di movimento che c'è adesso possa continuare un po', per forse ancora premiare anche il listino italiano che più si adatta a questa situazione, o tutt'al più, ecco, ci dovesse essere una discesa che, ripeto, per me è modesta, nell'ordine ancora di un 5-6%, può darsi che scendano tutti. Ma magari, ecco, le azioni value o listini come l'Italia possono perdere magari anziché il 5-6%, il 3%. Questa è la mia ottica, da qui a prima dell'estate, da qui, per, diciamo maggio-giugno. Grazie mille, come sempre, a Tony Cioli Puviani, trader indipendente. Intanto ti salutano tantissimi dei nostri telespettatori, ci scrivono dei messaggi. Questa puntata era però dedicata alle trimestrali. Quindi, Tony, alla prossima e buon proseguimento. Arrivederci a tutti, grazie Alexandra, grazie a tutti.